Cari amici di TG Events Television, benvenuti in questa nuova puntata, la numero 317. E per questa puntata apriamo subito con una grande diva, Anna Mazzamauro, una grandissima attrice che si presenta con una nuova tournée teatrale dal titolo Divina. Divina non era più. Sì! Divina, intanto, è una manager di se stessa, è una conduttrice televisiva, una giornalista molto intelligente che ha avuto molto successo in 30 anni della sua vita, che ha, diciamo, sprecato, tra virgolette, perché ha allontanato qualsiasi altra attività sentimentale, familiare, per dedicarla a successo. Ora, finché il successo resiste, fa resistere anche la persona, e quando il successo non c'è più, la persona si affloscia, la persona si rende conto di essere solo. Battista sarà contentissimo di sentirlo. No, signora, per terra Calangione. Il tema è la vendetta di questa donna che va in un'altra televisione dove c'è il suo ex amante che conduce una trasmissione squallida in un canale squallido per un pubblico penoso, una trasmissione di cucina tra pentoline, tegamini, e lei non abbandona il suo divismo e la sua vendetta di rivalsa, sempre tra pentoline e tegamini, quindi generando ovviamente grande comicità. Signori, abbiamo l'immenso onore di ospitare una grande signora della televisione che ci darà qualche consiglio qui. La conoscete tutti, è la magnifica, la geniale, l'insuperabile Claire Bartolini! Per Divina però io intendo questa donna che ha lottato per tutta la vita per avere successo, così come posso aver fatto io, però io non sono totalmente divina perché ho una figlia stupenda, perché non ho tralasciato la vita sentimentale, non ho tralasciato tutto il resto. Indubbiamente il palcoscenico mi ha attratto sempre molto più delle altre cose. Questi attori, ripeto, straordinari, sostengono anche la mia parte, perché mi danno la possibilità di controbattere, di scherzare, di agire teatralmente. Insomma, sono dei validissimi compagni d'arte, compagni di viaggio. E adesso, amici, vi parliamo di un evento un po' particolare, ma molto originale. Sci di fondo on the beach 2017. Sì, avete sentito bene, si scia sulla spiaggia, sulla sabbia, sulla spiaggia, sulla sabbia. Di dove? Di Laigueglia, uno dei borghi più belli d'Italia, situato in provincia di Savona, in Liguria. Un grande evento, un grande divertimento dedicato alle stazioni sciistiche, alle squadre di sci. E quindi mi raccomando, iscrivetevi, chiamate questo numero sotto 0182 554886 e iscrivetevi. Poi vi spiegherò come, insomma, un po' di roba. Intanto vi facciamo vedere come si scia sulla sabbia. E per questo grande evento goliardico non parliamo solo di sci di fondo sulla sabbia, ma anche di altre attività come il tiro allo slittino, incredibile, la gara di ciaspole, la corsa di ciaspole sulla spiaggia, oppure il biathlon, quindi sci di fondo più carabina. Guardate queste immagini. Musica.
Quindi mi raccomando, voi là sulla neve che avete finito, che state finendo la stagione invernale, venite il 20 e 21 maggio a concorrere per Sci di Fondo on the Beach 2017. Come si fa? Iscrivete la propria squadra a questo numero qua sotto, 0182 55 48 86. Eccoci eventi. Chiamate e noi vi spiegheremo tutto. Comunque, insomma, bisogna formare una squadra di 5 elementi e sciare sulla sabbia e fare tutte quelle attività che vi ho fatto vedere prima. E chi ci sono stati in questo evento come grandi campioni? Guardate un po', grandi campioni. Vi aspettiamo quindi a Laigueglia il 20 e 21 maggio per l'ottava edizione di Sci di Fondo on the Beach 2017. Ah, prima vi parlavo di squadre, di località sciistiche, ma comunque tutti possono partecipare. Quindi scrivete anche voi pubblico se volete formare una squadra di amatori, comunque tanto è un divertimento, quindi anche i campioni si divertono, non è una vera e propria gara, ma è goliardia, è divertimento. Quindi iscrivetevi anche voi, iscrivetevi a questo numero 0182 55 48 86 per l'ottava edizione di Sci di Fondo on the Beach a Laigueglia, 20 e 21 maggio. Sci di Fondo on the Beach! Sci di Fondo on the Beach, 20-21 maggio a Laigueglia, Savona, provincia di Savona, ma non sulla neve, sulla sabbia. Sci di Fondo on the Beach, vi aspettiamo, ciao! E adesso parliamo di romanticismo con delle ricette d'amore incredibile. Cos'è Ricette d'amore? È una grande commedia, regia di Diego Ruiz e una delle protagoniste, Laura Freddi. A voi il servizio. Facciamo così, tu ti vai a fare una bella doccia, ti togli questi trappoli che a me così alta sinceramente mi dai quasi fastidio, anzi mi porti un bel paio di pantofole anche a me che... da stamattina che ho le scarpe piene di piedi e poi ci buttiamo sul divano con una bella bottiglia di vino. Ricette d'amore, siamo qui con l'autrice, nonché una delle protagoniste, Cinzia Berni. Come hai ripreso questa commedia? Se è molto bella, mi dicono, molto, molto divertente. E ti dicono bene, guarda, io lo dico proprio senza modestia, si può, no? Perché poi non c'è, ma perché la modestia? Io questa cosa la dico, questa commedia è bellissima, divertentissima, grazie fra l'altro alla bravura degli attori, è ancora più bella ed è ancora più divertente. E io la amo proprio e quasi tutti quelli del pubblico la amano. Che altro vi devo dire? È una ricetta d'amore molto ben riuscita. E poi dicevi appunto che ci sono tante repliche alle spalle, no? È una ripresa ma ne avete fatte tante. Beh, io ho fatto la prima volta questa commedia nel 2008, a Roma abbiamo fatto più di 200 repliche, è stata ripresa per Rai 3, palco e retropalco, perché appunto ha un suo fascino e evidentemente anche una sua fortuna. E noi gusteremo queste ricette. Sì, 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 sono buonissime, un po' piccanti, un po' pericolose, un po' amorose. Allora, un menù. Crackers. Senti, dai. Va bene. Crepes. Crepes al profumo di limone e mente zenzero fresco. Crepes, buone le crepes. Laura Freddi, una delle protagoniste di Ricette d'amore, cosa le fate a quest'uomo? Ce lo litighiamo. In realtà no, è quest'uomo che cambierà le nostre vite, ma non posso svelarvi il fulcro della commedia perché insomma sarebbe toglierei la sorpresa, però è una commedia molto divertente dove si riflette, si sorride anche sulla storia di quattro donne completamente diverse che a un certo punto incontrano nel loro percorso un ragazzo che le cambierà la vita a tutte quante loro. Chi è?
È una commedia, devo dire, che mette... fa rispecchiare il pubblico soprattutto femminile, ma poi c'è anche quello maschile che deve stare attento. Quindi allora ometti, facciamo attenzione, ricette ometti, d'amore. Seguite bene ricette d'amore, capirete meglio le donne. Anche per le mani quella telefonata. Oh, certo, la telefonata. Ti prendo subito il telefono. Grazie. A me piace troppo viaggiare. Mangiare bene. E stare in compagnia di belle donne, come a voi. Maria Pia Timo, Ketty Roselli, che stanno assediando Thomas Santu, che è l'unico uomo di ricette d'amore. Cosa le fate a quest'uomo? Non gli facciamo niente che non si meriti, questa è la cosa fondamentale, e lui gradisce, vero amore? È questo che volevo chiedere, tu gradisci? Io passo dall'uomo perfetto con due donne a quattro, voglio dire, il prossimo saranno sei, otto e poi dieci, insomma io sono felicissimo, non mi stancherò mai. Abbiamo preparato qualche cosa di speciale, per te d'amore una ricetta quadrimensionale, con una di noi quattro per te la cucinata, con una di noi quattro la personalizzata, e tu vorrai assaggiare e riconoscere qual è la ricetta d'amore preferita da te. E per questa puntata è tutto, noi ci vediamo settimana prossima con TGEvent Televisions, la TV che ti fa crescere. Ringraziamo l'emittente che ci sta ospitando in questo momento e bye bye, alla prossima.